tutte ragazze e ragazzi al vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo tornati qui su Pokémon Super Mystery Dungeon e direi che l'altra volta avevamo fatto un dungeon e direi tranquillamente di provare a girare un po', perché normalmente in queste zone abbiamo la possibilità di trovare strumenti a caso. Ok, di qua non c'è nulla, quindi dubito che troveremo qualcosa. Ok, cosa è successo di qua? Ok, incontriamo questi due tizi. Ok, parla dei rumori. Se abbiamo sentiti. Ok, come al solito spaventano Fireflit. Ok, non mi è bastato che l'hanno fatto svenire. E ok, bello l'appuntamento per la notte e siamo tornati a scuola. Senti qualcuno che parla, non si sa chi sia. Ok. Abbiamo salvato, il che va più che bene. Eccolo qui, era proprio quello lì, la cosa che vi dicevo prima del fatto degli strumenti. Ok. Parlano del professore, penso, non ho letto. Ok, info warps, non mi ricordo cosa significa, però non, ok, questo lo fa dormire. No, devo depositare un po' di roba. Anche perché se no abbiamo, ok, l'elisir è l'unica che abbiamo. A te ti devo depositare. Ok, abbiamo solo due elisir, un elisir. Ah no, ok, direi che possiamo prenderne un paio e devo prendere un po' di backrunch, che ho finito poi. Ok, l'unica mossa che ho è attrazione, che ovviamente vado a prendere per vendere, per il semplice motivo che vero che guadagno solo 173 poche monete, però diciamo in qualche modo sono utili. Vediamo se ho qualcosa che posso prendere. Mele, ok, le ho comprato quello per un altro ridalseme mini, perché uno in più è sempre meglio di niente. Sì, ma non volevo parlare con te. Ok, devo andare a penso a scuola. Ok,
tutti parlano del fatto che è sparito. Ok, di qua non posso andare. Ok, questo è più... penso che sia una delle cose di Digret quella. Che ci fa, nel senso che cadiamo in una parte e ci fa sbucare dall'altra. Ora vorrei andare di qua perché... no, non era di qua dove volevo andare. Qua forse? Ok, no, quella è chiusa. Ecco qua, mi sa che esattamente sbucheremo di qua, quindi dalla scuola si esce di qua. Tu? Ora vediamo. Verità, non mi ricordo. Dovrebbe andare nel menu. No, non volevo vedere voi, tanto intanto anche Vulpix. Ok, visitare, ho visitato tutto. Ho sempre Axio. Ok, di Salamence dobbiamo sconfiggere. Sì, ma dove stai? Ah, Lancia Forest. Che è quella lì? Ok. Ah, ok, quello sotto è quello dove siamo noi. Ora devo controllare quanti strumenti ho, quanti del seme ho. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dovrebbero bastare, spero. Devo arrivare al piano 3 per aiutare Axio. Ok, quindi i nostri tre membri più Axio stesso. Ok. Ok, Axio ci sta. Anche tu sei stato battuto. Per fortuna, diciamo, dovrebbe essere abbastanza veloce. Anche perché non sono tantissimi piani. Quindi dovremmo essere, non dico avvantaggiati, ma in teoria sì, nel senso che per riuscire per arrivare al boss dobbiamo sconfiggere. Io intanto vado, continuo a sconfiggere i vari membri. Ok, Ember è stato ricevuto un upgrade. No, ok, devo trovare un Lemiao. No, non sei tu. Ah, ecco Lemiao.
Sì, ma non era il Glemiao che volevo. Allora, ora l'unico punto dove posso andare è di qua. No, niente Glemiao per noi. Ok, piano 3. E l'abbiamo qui. La mensa. Ora, l'importante è che Salamence venga battuto. Direi tranquillamente di usare lo strumento, così si addormenta. Ok, sembrerebbe che piano piano stiamo riuscendo a vincere. Anche perché gli stiamo togliendo veramente, veramente tanto. Ok, si è risvegliato. E direi... andare avanti. Ok, posso utilizzare per il momento l'ultima wand per addormentarlo. Ok, wand per addormentarlo, sono finito. E l'unica... per ora posso pietrificarlo. Però posso bare solamente per poco, perché finché non lo batto è difficile che di riuscire a batterlo. Allora, vediamo se tra gli strumenti... Tanto sono rimasti solo 3, eh? E tu sei... 4... No, questo ve lo... ti pietrifico e uso altro strumento, che quello là, che mi permette di invertirci. Direi di usare nuovamente i vari strumenti. Vediamo se in qualche modo è quello. Ok, devo capire questo e questo va. Ah, ok, per teletrasportarli tutti. Non era quello che volevo fare, però... ok, raccolto mira, quindi lo devo ritrovare, sperando che non appaia di nuovo di qua. Cioè, meglio, spero che non appaia mentre sto all'interno del... eccolo. E non detto.
volevo fare così. Allora vediamo se ho qualche cosa da lanciarvi. Ma intanto la cosa che posso fare è dare gli strumenti ai vari membri della squadra. Tutto si sta a posto. Sì. E stessa cosa. Ora sicuramente. No, non era quello che. Ah, ok. Saramence è battuto, mancava solo una mossa. Ok, siamo connessi sia con Salamence che con la Axio. Sì, usciamo al dungeon. Che è veramente veramente buona come cosa. Un'altra volta è successo, succede qualcosa di notte. Ok, vediamo. Ok, parla dei fantasmi e dicono che potrebbe essere il professore Farfetch. Si spaventa. Ok, pure lui è successo qualcosa ed è sparito anche lui nel nulla. Quindi Odino si mette a cercarlo e direi che possiamo salvare. Allora, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi possa essere piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.